Mister Ceppi, allora un 7-2 bugiardo, possiamo dirlo, perché la squadra comunque ha giocato fino all'ultimo istante. È stata un po' sfortunata, qualche decisione pure arbitrale ha inciso probabilmente più sul morale della squadra. Condivide questa analisi? Ma sì, sicuramente, ma è un po' una, come posso dire, un insieme di fattori, no? Oggi sapevamo che insomma ci mancavano due giocatori molto importanti, la fisicità di Giulio, anche il carisma caratteriale, no? che sostiene un po' anche questa squadra, e ormai un'assenza lungo degenza di Fred, che finalmente è finita. Però detto questo, il primo tempo, nonostante il gol subito un po' così, abbiamo reagito, siamo andati in vantaggio, quindi questo vuol dire che se rimaniamo con la testa giusta qualcosina possiamo fare, anche questi ragazzi puoi fare. Poi dopo è chiaro che il 2-2 ha dato una mazzata psicologica, anche perché oggettivamente c'era un fallo di mano, ma questo purtroppo una volta noi, una volta loro capita, è che poi ci siamo sciolti un po' come neve al sole, questo non va bene, abbiamo pensato di risolvere le cose individualmente invece che di squadra e questo non va bene, insomma, però purtroppo è nata così e non possiamo farci niente. Come si esce da questa situazione? E c'è il problema pure che la squadra gioca insieme da poco, comunque lei è qui da 4 settimane, è un po' pure questo una pecca di questa squadra? Questa? Ma sì, però devo dire che i ragazzi si allenano, sono molto volenterosi, sono ragazzi che veramente danno tutto e vorrebbero cambiare questa situazione in maniera importante. Come si esce? Lavorando settimanalmente, cercando di aumentare sia l'esperienza, sia l'attenzione all'interno del rettangolo gioco, sia chiaramente le collaborazioni tra di loro. Speriamo che anche la fortuna in un minima parte ci dia un attimo una mano, però insomma è chiaro che siamo in grande difficoltà. La classifica comunque dà buone speranze, perché a parte le prime due che sono ormai andate, per il resto si può ancora lottare. Ma certo, ma fino alla fine ovviamente si può lottare. Adesso a febbraio credo che abbiamo altre due partite in casa, una fuori se non erro, e quella fuori mi sembra che sia con il Regalbuto al Palacatania, quindi quella in diretta Sky se non erro. Quindi ovviamente noi dovremo cercare di massimizzare le due partite casalinghe, non avremo, speriamo, tocchiamo ferro, assenze da un punto di vista almeno regolamentare, non sono più squalifiche da scontare, quindi affronteremo queste partite a pieno organico e allora lì cercheremo di capire un po' a che punto siamo, no? Dopo un mese di lavoro, perché in effetti io sono qui da 4 settimane, quindi dopo un mese di lavoro cercheremo di capire. Oggi però lasciatemi dire, insomma, sono contento, hanno esordito due ragazzi giovani, Jacopo e Peppe, hanno fatto anche un piccolo scorcio di partita bene, anche in un momento difficile perché la squadra era in difficoltà, li ho messi perché volevo far recuperare un attimo quelli che poi avrebbero affrontato il portiere di movimento, hanno fatto la loro parte, sono contento, credo che dobbiamo in questo momento guardare anche questi aspetti. Grazie mister, buon lavoro. Grazie a voi.